Mexès, Pato, Van Bommel e Muntari. Solita situazione con possibile scambio. Il cross è di Emanuelson, Vidal lo mette fuori, Mexès, Buffon e poi Sulle. Muntari, ma non è gol, è annullato il gol. Fuori gioco di Muntari dopo la straordinaria parata di Buffon, forse poi rivedremo. E Sigaribia, ancora Sigaribia, uno contro uno, il sinistro, Piatti dalla parte opposta. Fabio, mi sono concentrato sul guardaline, è rimasto fermo il guardaline, non ha alzato bandierina, quindi non ha detto, non ha detto nulla, non ha dato gol. Per una gol, la palla è gol di un metro, un metro. Qui era sicuro la palla, un metro, palla gol di un metro, un metro clamoroso. Poi Abbiati dalla parte opposta. Ero talmente sicuro che fosse entrata che pensavo l'avesse annullata per fuorigioco di Muntari. Invece guardaline non ha proprio visto che il pallone era entrato. Questa è la sensibilità, Fabio. Ci siamo accorti noi tutti che siamo a 100 metri dalla porta. Mi sembra di poter dire che è proprio nettamente dentro, no? Assolutamente, assolutamente. Come ha fatto a nome? Io mi sono concentrato sul guardaline. È rimasto fermo. Clamoroso. Io ero talmente sicuro che pensavo l'avesse annullato. Sì, perché tu hai detto avrà fiscato fuori gioco, invece sì. È rimasto fermo. Adesso andremo da Marco Nosotti, ho visto che la panchina del Milan parlava a lungo con Rizzoli che cercava di spiegare cosa fosse successo in realtà. Quello che è successo è che guardaline e l'arbitro non hanno visto il gol. E lì l'arbitro non poteva vedere, lì è sicuramente del guardaline e quindi di Romagnoli. Diciamo anche questo, grande intervento di Buffon, il primo a salvare la propria porta, poi sulla ribattuta. Due miracoli, il secondo però era dentro. Thiago Silva, pallone allargato per Mexès, pallone per Emanuelson, attaccato da Pirlo, Chiellini, Pirlo, Chiellini, non si può più evitare che sì, almeno sul gol non gol non ci sia una fotocellula, qualcosa. Robinho, Robinho, Robinho in area di rigore, Buffon, calcio d'angolo. Stiamo vivendo 2-3 minuti di intensità clamorosa della gara. Juventus in grossa difficoltà. Secondo me si sono anche accorti. Qui c'è una leggera spinta su Robinho, ma secondo me ha fatto bene l'arbitro a lasciar correre. Ma forse non era calcio d'angolo. Pallone gestito da Emanuelson, perché mi sembra che Buffon abbia toccato. Cioè Robinho è andato addosso a Buffon, poi comunque si sono toccati, ma non credo che Buffon abbia preso il pallone. Thiago Silva prova il destro e palla sul fondo. Juventus in grossa difficoltà. Anche qui si è fatta imbucare con questa verticalizzazione. Qua invece il tiro di Thiago Silva finale. Forse l'aveva presa con la testa prima Buffon. Qui rivediamo. Allora, colpo di testa di Mexès e Buffon fa un miracolo. Poi nettamente. Non può essere in fuorigioco perché c'è un uomo dietro la linea. No, assolutamente. No.